Una delle più importanti è senza di dubbio la lotta alle fake news, e qui vorrei coinvolgere il dottor Cingolo per parlare appunto di queste bufale che circolano nei canali web, nei social, ma anche nelle app di messaggistica, come ad esempio WhatsApp. Io personalmente ne ricevo diverse. Quotidianamente ne ho sentite di tutti i colori, ho sentito parlare di farmaci, di vitamina C, di scarpe, di contagio con gli animali. Ecco, è importante valutare prima di tutto la fonte di queste notizie. Noi l'abbiamo fatto attraverso una serie di iniziative mirate appunto a smascherare queste fake news. L'abbiamo fatto sui social, sul nostro sito internet, e ovviamente l'ha fatto anche il Ministero della Salute. E a tal proposito, l'invito che vi facciamo è di informarvi solo su canali scientifici, autorevoli e certificati, come può essere il sito SIU.it e quello del Ministero della Salute. Dottor Cindolo, come ci dobbiamo comportare con le fake news e cosa possiamo fare noi? Beh, le fake news effettivamente sono una piaga nella informazione medico-scientifica. Rappresentano un problema via via crescente e come urologi, ma soprattutto come medici, dobbiamo contrastarle il più possibile e la SIU in questo è bravissima perché immediatamente scopre gli altarini, rivela la verità che spesso viene sottesa e viene falsata dalle fake news. In materia di urologia e Covid, cerchiamo di restare su questo tema, le fake news sono abbondantissime. E ovviamente da che cosa nascono? Nascono dall'esigenza delle persone di difendersi. E allora, che cosa abbiamo? Abbiamo il sistema immunitario, come ci possiamo difendere? Assumendo dell'aglio? Forse integrando la nostra alimentazione con vitamina C? Ok, sono tutte delle buone risposte di integrazione alimentare, ma che non hanno un apostrofo o una virgola di scientifico. Bene consumare dell'aglio, normalizza certamente la pressione, migliorerà la distanza interpersonale, ma non aiuterà chiaramente la prevenzione non rinforza il sistema immunitario. Così come la buona misura di lasciare le scarpe fuori casa o oppure togliersele appena entrato rappresenta chiaramente una misura igienica generale, ma rappresenta una delle misure generali di difesa come quella di lavarsi le mani, di starnutire in fazzoletti che poi bisogna buttare, evitare di emettere in ambienti piccoli e chiusi alla presenza di molte persone questo aerosol, queste particelle di saliva e di vapore che noi emettiamo con il respiro e che possono essere vettori del virus. Quindi ogni volta che abbiamo una domanda, non sospetto di una fake news, prima di reagire d'impatto di emotività, guardiamo un attimo la fonte, come dicevi tu, Francesco, guardiamo un attimo quale può essere la ricaduta scientifica. Iniziative che abbiamo fatto, abbiamo realizzato diversi video, uno di questi altro non è che delle domande e risposte su quello che è il coronavirus, ma abbiamo parlato anche dei rapporti sessuali ai tempi del coronavirus, e ne parleremo con lei anche successivamente. Bene, io direi che adesso possiamo iniziare il nostro dibattito. Come detto, risponderemo alle vostre domande che arriveranno in diretta, daremo precedenza a voi e risponderemo anche alle domande che sono arrivate sia su Facebook, su Twitter, su YouTube, ma anche sul sito. Partiamo con una domanda, con una considerazione generica. Coronavirus, cos'è? Come evitare il rischio di contagio e quali sono i comportamenti che possiamo adottare? Certo, è il virus SARS-2-CoV, ho detto un coronavirus, che produce una malattia che si chiama, è un acronimo che viene utilizzato, Covid-19, è un virus a RNA, è un virus particolare vicino a quello del raffreddore, ma chiaramente con una contagiosità e una morbidità ed anche una mortalità più elevata.
su questo, diciamo, ne hanno detto in tanti, e ci sono persone, virologi e colleghi decisamente più bravi di me, ma il concetto che noi dobbiamo portare a casa è che il contagio è lo strumento su cui noi dobbiamo lavorare, perché una volta innescata la malattia, esiste una grandissima percentuale di pazienti che ne viene fuori da solo con sintomatologie medie, moderate, tosse, febbre, astenia, ma anche fatica a respirare. Nel momento in cui questa fatica a respirare diventa insufficienza respiratoria e via via un quadro di crisi respiratoria ingravescente, il paziente va ospedalizzato, va assistito e ventilato, e di questi strumenti che servono ad assistere le persone ad oggi in Italia non ce ne sono a sufficienza. Quindi questo è il problema, e la risposta che noi abbiamo per contrastare il contagio e per contrastare la diffusione di questo virus è la prevenzione. La prevenzione, come dicevamo prima, è fondamentalmente legata a misure igieniche di base. Non stiamo parlando di mascherine complicate o di gas nervini utilizzati nelle guerre microbiologiche. No, stiamo parlando di filtri meccanici che impediscono lo scambio di particelle che noi emettiamo con il respiro. E allora, ovviamente, al proprio domicilio è raccomandabile sentirsi sereni e stare senza mascherina, perché ho visto anche persone che escono sul balcone per stendere i panni con le mascherine. Mi sembra francamente un'esagerazione. L'utilizzo di questi dispositivi di protezione individuali è assolutamente controllato, e sul sito siu.it troverete anche suggerimenti caso per caso, categoria per categoria, e vi raccomando di dare un occhio prima di acquistarne e di utilizzarne in maniera impropria. La prevenzione sta nella riduzione del contatto interumano, ma non arrivare all'isolamento assoluto. Anche nel proprio domicilio risulta veramente fuorviante e poco logico. Stanno arrivando delle prime domande, non è questo caso, ma in privato in tanti ci hanno chiesto: ma io devo andare a fare dei controlli in ospedale, come posso fare? Ci vado, non ci vado, sono in pericolo? A tal proposito è arrivata adesso una domanda da parte di Fabrizio, che ci scrive: sto prendendo delle capsule per il PSA, l'ultima volta che sono andato al controllo era tutto nella norma, adesso, non avendole potute prenderle perché non sono più potuto andare dal dottore a fare la ricetta, e qui possiamo parlare della ricetta elettronica, si è alzato il livello del PSA. C'è pericolo? Beh, in questo momento noi dobbiamo considerare che vengono adottate delle misure di emergenza. Sicché ben venga la ricetta dematerializzata, la ricetta elettronica, che molti medici di medicina generale, lavorando su uno dei fronti su cui combattiamo questa malattia, stanno lavorando in maniera straordinaria. Al paziente che ha sospeso la terapia rispondo: quanto prima Fabrizio riprenda la terapia prescritta e posponga il controllo dopo un adeguato periodo di terapia. In questo momento avremo abbandoni di terapia, sostituzioni di medicine, scambio di farmaci, sospensioni più o meno lunghe, anche in virtù alla disponibilità proprio dei farmaci in farmacia e la possibilità di recarsi. Il concetto però di fare continuamente dei controlli, onestamente, a oggi possiamo dire a tutti i nostri utenti e a tutti i nostri cittadini che ci seguono: evitiamo di affollare ulteriormente laboratori, evitiamo di fare file presso i CUP, per cui se il controllo del PSA è una cosa salvavita in questo mese, che ben venga. Se no, dobbiamo acquisire la mentalità del ritardo, di posporre tutto ciò che onestamente non è urgente. E la Società Italiana di Urologia, che in questi giorni, scusami Francesco, volevo fare una piccola divagazione, perché di stamattina la pubblicazione imminente di alcune linee di comportamento, soprattutto per ciò che concerne l'attività chirurgica, ebbene, la Società Italiana di Urologia sta per uscire con un manoscritto in cui tutto ciò che è posponibile deve essere posposto. È inutile portarsi in ospedale per una cosa che si può fare fra 2 mesi, è inutile portarsi in ospedale per accelerare un ricovero per una patologia che non serve. Avremo dei ritardi su tutte le liste di attesa. Si cercherà di privilegiare le categorie oncologiche, le categorie urgenti, traumatologiche, le patologie andrologiche urgenti, tipo la torsione del testicolo,
ma chiaramente la prostatite, l'ipertrofia prostatica benigna, una calcolosi che era stata programmata, verranno posposte. Allora, domande vediamo un po' a quello che sto dicendo. Questo nostro utente ci scrive: faccio una terapia per la prostata. Giovedì dovrei fare esami di laboratorio per un controllo quindicinale di fegato, potassio e creatinina. Sono di Bari, mi hanno però informato che l'ospedale è in stato di emergenza. Mi consigliate di andare oppure no? Francesco, sto leggendo anch'io la domanda e va benissimo. Questo è un paziente molto importante. È importante rispondere a questo paziente perché sta facendo una terapia per una neoplasia prostatica avanzata. La terapia non va sospesa, tutt'al più questo paziente che credo si chiama Assunto, non deve sospendere la terapia. Se ha poche compresse, può utilizzarne la mezza dose per allungare il periodo e onestamente, il controllo quindicinale piuttosto che mensile può essere serenamente posposto. Non sospenda la terapia con il cortisonico associato, e Assunto sa di che cosa stiamo parlando, perché la sua terapia deve essere protratta ed è una terapia cronica da cui può subire dalla cui sospensione può scaturire un'impennata dell'aggressività della malattia. Quindi Assunto continui la terapia. Se non ha farmaco a sufficienza, dimezzi l'assunzione delle compresse. Salutiamo anche Antonio, l'invito è quello di porci delle domande, risponderemo con il dottor Cindolo. Abbiamo una domanda di Armando, parliamo anche di rischio di contagio. Armando ci scrive: sono una persona monorene di 54 anni dopo una nefrectomia avuta all'età di 10 anni, prendo allopurinolo per l'acido urico e ho la creatinina al limite. Cosa rischio se contraggo il coronavirus? Beh, Armando può starsene sereno e tranquillo, i problemi che ha sono al limite del clinicamente significativo, ha avuto un intervento tanti anni fa, la terapia che segue non è particolarmente grave, ha una forma di prevenzione sulla funzione renale, direi che se ne può stare tranquillo, ovviamente meno si espone meglio è, se dovesse contrarre il coronavirus affronterà la sua patologia come una polmonite, come una brutta tosse, sperando che non abbia un'escalation, non abbia una variazione verso un quadro aggressivo, ma non è la condizione di monorene una condizione pericolosa. Domanda di prostatectomia, indosso mascherine a volte anche a casa, non esco in questo periodo, faccio 8 km in casa giornalieri, controindicazioni? Ma questo invece, quest'altro paziente ci dice una cosa importantissima: si può fare attività fisica anche stando in casa. 8 km in casa significa consumare le mattonelle ed è importantissimo. Rischiamo di prendere peso, rischiamo di impigrirci, rischiamo di perdere un'occasione importante per restare in forma. Questa quarantena non deve essere una messa all'ingrasso, per cui i miei complimenti, perché 8 km sono tanti da fare in casa, a meno che non abbia una reggia di Caserta per cui si sposta bene. Non corre rischi particolari, i suoi esami tutto sommato sono andati bene, la sua storia è una storia che si è conclusa qualche tempo fa, ok, rientra nella categoria del paziente che ha avuto una storia oncologica. Quando parliamo di pazienti oncologici, noi parliamo fondamentalmente di pazienti che fanno chemioterapie, che fanno immunoterapie o che fanno ormonoterapie. Questi sono pazienti decisamente più fragili rispetto a Giorgio, che invece, per quanto ci scrive, fondamentalmente è andato liscio come l'olio. Nessuna controindicazione, la mascherina in casa, l'ho detta prima, mi sembra eccessivo, il contagio è minimo, la possibilità di contagio è minima. Risposta sì, Marco, 24 giorni fa, una volta fare la spesa con mascherine e guanti, soffre di prostatite e prende giornalmente Stereno Repens, fa analisi di visite di controllo in questo periodo. Beh, questo è un caso ottimo, tipico di ciò che si può posporre. Le misure sono adeguate, mascherine e guanti e basta, non di più. A proposito Posporre. di porre, Sergio ci chiede: in questo momento la installazione verticale bisogna farla ugualmente?
Grazie, grazie a Sergio, perché questo è uno dei messaggi che le linee guida della Società Italiana di Urologia, che stanno, ripeto, per uscire, sottolineeranno. I pazienti che fanno chemioterapia endovescicale per tumori vescicali, se è possibile, devono continuare il loro ciclo, perché è dimostrato che la sospensione di queste terapie può avere delle ricadute importanti in termini di recidività e progressione del tumore vescicale. Quindi a coloro che fanno instillazioni di mitomicina piuttosto che BCG presso le diverse sedi dove viene erogato questo farmaco e questo servizio, probabilmente andrebbero salvaguardati e andrebbero trattati ugualmente. Per cui bisognerebbe evitare di posporre proprio questa procedura. Quindi Sergio, se è possibile, riprenda il contatto con il suo urologo, con la sua urologia e prosegua con queste installazioni. Chiaramente un ritardo di una settimana o 15 giorni non genera panico, ma posporlo di 2 mesi probabilmente rende la terapia inefficace. Maria, la vescica iperattiva o cistite interstiziale può predisporre a contrarre il coronavirus? No, no, la cistite interstiziale è una patologia della vescica, chiaramente ha a che fare con tante cose, tra cui anche il sistema immunitario. La vescica iperattiva, la cistite interstiziale non predispongono a contrarre la malattia del Covid-19. No. E Gabriele, chi sono dei prodotti naturali come prevenzione per la prostata e la vescica? Prodotti naturali per la prevenzione di infezioni o accidenti a carico della vescica e della prostata non esistono. Che uno voglia assumere misure integrative ne è libero di farlo in scienza e secondo la propria economia, ma non possiamo raccomandare di assumere né vitamine o estratti di piante così a scopo preventivo, mi sembra assolutamente fuorviante. E Marcella invece che sta prendendo degli integratori per aumentare le difese immunitarie chiede se sta facendo bene, se possano aiutarla per evitare il contagio da coronavirus. L'abbiamo detto in apertura e l'abbiamo sconfessato sulla pagina ufficiale di SIU, dove questa fake della vitamina C o di altri prodotti naturali, piante piuttosto che oligoelementi, viene suggerita. Onestamente, direi che non cambia che la signora voglia assumere della vitamina C piuttosto che l'echinacea o lo zinco e il selenio, non credo che farà danno. Ma se io come medico lo devo prescrivere, mi prenda questa sostanza a questo scopo, rischio di fare una cattiva medicina. Giuseppe, che dal 2012 è stato operato alla vescica per carcinoma, sta facendo una chemioterapia locale perché insomma, negli anni sono uscite delle recidive, ci chiede se il coronavirus può complicare lo stato delle cose. E di nuovo l'argomento sui pazienti che sono in trattamento con le instillazioni, dovrebbe cercare di non sospendere le instillazioni. Lo ripeto, un ritardo ragionevole in questi reparti che si stanno riorganizzando, che stanno spostando l'attività chirurgica, che stanno facendo anche fronte alla mancanza di infermieri che stanno in quarantena o di medici che sono preventivamente allontanati perché magari venuti in contatto con alcuni pazienti, quindi fatte salve delle ragionevoli ragioni per cui le procedure possono essere ritardate, i pazienti in chemioterapia endovescicale sarebbe importante che continuassero il loro ciclo. Non lo dico io, ma non lo voglio dire come iniziativa personale, lo voglio dire a nome di SIU, e questa è la linea della Società Italiana di Urologia. Stesso discorso per Gaetano, che è malato di leucemia linfatica cronica e ci chiede come si deve comportare, visto che è a rischio. Luciano deve stare a casa, è il paziente perfetto per farsi un abbonamento a un canale di calcio o di musica e guardare tutte le serie televisive, stare buonino a casa. Si facesse portare la spesa a casa, approfitti delle farmacie che portino i farmaci a casa, si limiti alle funzioni essenziali, i servizi bancari, postali, tutto online. Cerchiamo di farlo tutti insieme e soprattutto, Francesco, questo mi preme dirlo.
noi ancora in Italia non abbiamo raggiunto il picco del previsto, e poi le previsioni sono ad horas, sono di settimana in settimana. Noi non sappiamo come andrà questa malattia, per cui SIU deve essere al fianco di questi pazienti, ma deve essere a disposizione della popolazione anche solo per ricordare che la battaglia è cominciata, non è finita, per cui le misure di contenimento sociale devono continuare ad essere rispettate. Qualche giorno fa erano delle giornate meravigliose, io sarei voluto uscire, volevo andare a fare una passeggiata sul lungomare, mi sono detto no, sto a casa, sto buono buonino, il mio contributo può essere importante per la mia famiglia e poi per il mio lavoro, per i miei pazienti. Quindi non è passata ancora la tempesta, quindi ancora belli chiusi in casa, speriamo che il clima ci assista. Le ultime tre e poi la salutiamo, a meno che non arrivino altre domande in chat, in diretta. Massimo ci chiede di carcinoma prostatico, ma ne abbiamo già parlato, quindi possiamo andare avanti. Vincenzo ha avuto un intervento di anadomectomia prostatica più stenosi del collo vescicale, ci chiede se influisce con il coronavirus. No, io in questo caso del paziente sottoposto all'adenomectomia e la stenosi del collo vescicale direi di starsene tranquillo, di tenersi idratato, misure generali per il benessere urinario, quelle che sono abbondantemente pubblicate e twittate e postate su tutti i nostri portali, quindi mi sembra che non ci siano dei casi particolari. Per ciò che concerne il paziente con la neoplasia prostatica, però è importante che ci ricordiamo che le terapie ormonali vanno protratte. Anche in quel caso sospensioni fuori dal consiglio medico possono essere pericolose, per cui chi deve approvvigionarsi di farmaci se ne approvvigioni per tempo e riceva le somministrazioni. Se non sa come fare, il contatto con una cooperativa di infermieri piuttosto col medico di medicina generale gli garantirà la somministrazione anche al suo proprio domicilio. Per i pazienti con tumore prostatico in terapia ormonale, quelli non devono staccare. Posso rubare ancora una cosa, un secondo, perché questa diretta è importante e immagino quanti pazienti siano ancora collegati che portano il catetere. Il catetere in urologia è un elemento di cui dobbiamo sempre tenere grande rispetto e grande compassione, perché è una croce, e coloro che in questo momento sono portatori di cateteri devono rispettare le norme igieniche basilari, non più, non meno. È chiaro che in questo momento di infezioni limitare, come sempre dobbiamo fare, l'utilizzo di antibiotici empirici è di vitale importanza. Lo dico scandendo bene le parole. Non utilizziamo antibiotici alla rinfusa su consiglio del vicino di casa. Per piacere, l'antibiotico è proscritto fino a indicazione medica valutata caso per caso, quindi occhio agli antibiotici, anche ai pazienti che portano il catetere. Ci scrive in diretta, buonasera dottore, come dobbiamo comportarci con la spesa che portiamo a casa? Frutta, verdura, dobbiamo sterilizzarla in qualche modo? Francesco, la domanda è pertinente, la risposta è no. Sterilizzare la frutta e la verdura che portiamo a casa, oltre le buone misure di lavaggio con acqua corrente e le normali procedure di decantazione, per esempio della terra da vicino all'insalata, non dobbiamo fare, non dobbiamo cadere nel rischio di una trasmissione di una psicosi di massa. Dobbiamo lavare le cose che introduciamo nel nostro cavo orale. Ricordiamoci che il coronavirus non si trasmette per via orale, almeno fino alle prove che abbiamo, non si trasmette per via sessuale e si trasmette effettivamente, per quello che è noto, soltanto attraverso lo scambio di aerosol. Dottore, mi ha dato un assist a proposito di rapporti sessuali, come dobbiamo comportarci? Noi come SIU abbiamo pubblicato sui nostri canali un video molto interessante con la dottoressa Angela Maurizi, l'amore al tempo del coronavirus. Dottore. Visto questo servizio e l'ho apprezzato molto, perché è molto schietto, è molto franco e dice semplicemente la verità. Chiaramente il contatto intimo all'interno di una coppia che convive da anni e che conviverà ancora per anni, è difficile limitare il contagio all'interno di una coppia che si scambia delle effusioni.
La cosa importante è ricordarsi che il virus non si trasmette per via sessuale, ma attraverso effusioni amorose che prevedono lo scambio di saliva e di respiro a piccolo contatto, a piccola distanza, questo è possibile. La cosa importante è che all'interno della coppia ci sia un'attività sessuale regolare e, se possibile, limitata con il numero di partner. In questo momento di limitazione delle uscite, probabilmente saremo un po' più casti, ma più sicuri. Ultime due. Dorina, cistite interstiziale ultimamente aggravata, ci sono più possibilità di contagio? Risposta a Dorina, no. Bene, e chiudiamo con Bruna. Quali problemi possono insorgere a una persona che è estrofica? Mio figlio, 36 anni, ha estrofia vescicale, malattia rara, una su 35 milioni, dice. Sì. 35 non abbiamo raccomandazioni più specifiche di quello che ho fatto poco prima. Il paziente estrofico, che per i non addetti ai lavori è un paziente che ha una malformazione per cui la pipì non prende la strada naturale, ci sono varie chirurgie che ricostruiscono piano piano il condotto urinario, è un paziente esposto a rischi di infezioni, per cui idratazione, uso magari di mannosio per ridurre un po' la carica batterica senza ricorrere ad antibiotici, e grande attenzione appunto nell'utilizzo di sostanze empiriche, così disinfettanti, generici disinfettanti urinari, questo proprio no. Ma l'estrofia in sé non rappresenta un fattore di rischio per contrarre il Covid-19. Dottore, in zona Cesarini sono arrivate le ultime domande, le faccio vedere quella di Barbara Maria, che è un soggetto di 76 anni, la può leggere direttamente in sovraimpressione, non ha potuto effettuare esami di controllo a causa dell'emergenza, cosa consiglia? A Barbara possiamo dire con serenità che il paziente, se ne può stare buono o buonino, ha fatto un intervento, ha fatto una buona diagnosi, ha fatto un trattamento di radioterapia, è ancora in trattamento con un prodotto ormonale. Credo che posporre di un mese, due o tre anche il controllo del PSA non rappresenti non cambierà l'esito della malattia e dei successivi controlli. Quindi Barbara, tranquilla, quando la primavera sarà matura rifaremo il PSA, non c'è fretta di farlo adesso. Marianna, che ci chiedeva come funziona con l'erogazione dei piani terapeutici, devono essere fatti dagli specialisti oppure sono automaticamente prorogati? Domanda straordinaria, Marianna, e la risposta è: si sta attivando un sistema per cui automaticamente i piani terapeutici che dovevano essere rinnovati in questi due mesi saranno prorogati di ancora due. Ma se devo dire che nella sua ASL, nel suo caso specifico, la cosa funzionerà subito e bene, temo di no. Dobbiamo un attimo pazientare, chiamare gli ambulatori di urologia, i piani terapeutici servono a tutti e credo che il Ministro della Salute predisporrà presto questa proroga di tutte le ricette. Basti pensare che le ricette, che la quantità di farmaci che potevano essere erogati dai medici di medicina generale è stata raddoppiata, se non triplicata, proprio per evitare il via vai dei pazienti dagli studi medici. Bisogna valutare ASL per ASL, ambulatorio per ambulatorio, e attendere una voce unica da parte del Ministro. Bene, dottore. Allora, siamo giunti alla conclusione di questa nostra prima puntata di SIU Risponde. All'inizio abbiamo detto per essere più vicino a voi, ai nostri follower, agli oltre 5.000 follower sulla pagina Facebook, a quelli di YouTube, di Twitter, ma anche a tutti coloro che si informano attraverso il sito siu.it. Ringraziamo anche tutti gli utenti che sono intervenuti: Maria Pina, Barbara, Francesco, Pietrantonio, Quinzio e tutti gli altri. L'invito che vi facciamo, oltre a una buona cena e una buona serata, è quella di continuare ad informarvi su canali certificati, scientifici e autorevoli, come può essere il sito siu.it o quello del
Ministero della Salute e ovviamente sui nostri canali social per avere tutte le informazioni riguardanti il coronavirus. Dottore, grazie. Grazie a voi, io resto a disposizione. Arrivederci. Grazie a tutti. Buona cena, buona serata e ci ritroviamo qui sui canali social della Società Italiana di Urologia. Ciao.